Ingredienti: 300 g di riso, 200 g di carne di maiale oppure salsiccia, 200 g di polpa di pomodoro, una fettina di lardo, una puntina di zafferano, 2 cucchiai di pecorino grattugiato, una cipolla piccola, 800 cl di brodo, olio, sale e pepe. Preparazione: tritare lardo e cipolla e farli soffriggere in una casseruola con 2 cucchiai di olio. Unire la carne a pezzettini, la polpa di pomodoro tritata e lo zafferano. Far rosolare bene. Salare. Pepare e portare la carne a cottura. Aggiungere il riso e farlo insaporire mescolando e unendo poco a poco il brodo caldo. Servire il pecorino a parte. Il piatto è pronto. Buon appetito!